Ristrutturare risparmiando, questa è un'iniziativa che parte, diciamo così, oggi, o quantomeno oggi è la presentazione ufficiale. Di che cosa si tratta e verso chi è riservata? È un'iniziativa riservata ai semplici cittadini o anche agli amministratori di condominio che vogliono utilizzare gli strumenti fiscali per ristrutturare i propri edifici. Ricordiamo che fino al 30 giugno abbiamo queste agevolazioni fiscali del 50%, quindi dal punto di vista pratico uno può detrarsi dalle tasse fino a 4.800 euro l'anno per 10 anni. Questo gli consente di avere appunto questa scontistica del 50%. Abbiamo accoppiato altre due agevolazioni. Una è il finanziamento al 100% dell'intervento con una convenzione con un istituto bancario, nel qual caso la Cassa di Risparmio di Firenze, che ha messo a disposizione un plafond per la provincia d'Arezzo per supportare appunto queste iniziative, oltre ad una scontistica minima del 20% che possono praticare le aziende associate ad ACE. Ecco, è un modo anche per rilanciare l'economia che purtroppo, insomma, sappiamo essere in sofferenza anche nel settore edilizio. È un modo per rilanciare l'economia reale, in particolare tutto quanto quello che è l'edilizia e non solo, anche l'indotto, anche gli studi di progettazione, anche i rivenditori di materiali edili. Quindi è sicuramente la maniera giusta per cercare di far incrementare un momentino quelli che possono essere i consumi interni, che in questo momento sono abbastanza fermi. Ecco, una domanda, diciamo così, filosofica: quando usciremo da questa crisi? Se ne dicono tante, ma insomma vorremmo un attimo fare un punto più concreto. Io sono poco filosofico e più concreto. Credo che sarà difficile uscire da questa crisi per un motivo molto semplice, perché all'orizzonte, soprattutto in Italia, non vedo rimedi. Dalla crisi sono già usciti alcuni paesi, pensiamo agli Stati Uniti, dove ci sono state una serie di iniziative che hanno fatto sì che dal punto di vista economico c'è stato praticamente un risveglio. Vediamo i dati sull'occupazione americana che sono diminuiti il numero di disoccupati, vuol dire che dal punto di vista economico, diciamo così, l'economia sta tirando di più. In Italia, anche per via della situazione politica, vedo che non c'è in questo momento nessuna iniziativa in atto, per cui ritengo che le previsioni che danno una ripresa per il secondo semestre del 2013 o anche per il 2014 probabilmente siano destinate a non essere, diciamo così, verificate. In questo senso si può dire che l'Italia dovrebbe forse prendere esempio da altri paesi europei? Sicuramente, pensiamo alla Francia, pensiamo alla Germania, che hanno anche loro attuato delle iniziative, soprattutto nel settore edile. Il settore edile è il settore trainante dell'economia nazionale, l'industria delle costruzioni, quella lì che riesce a movimentare più volume d'affari. Un paese non può affidarsi solamente all'export, c'è bisogno anche dei consumi interni per far sì che, diciamo così, la moneta possa circolare e per favorire praticamente lo sviluppo economico del paese. E sicuramente l'edilizia è il volano dello sviluppo economico di un paese. Nel momento stesso che si ferma l'edilizia, è l'intero paese che si ferma.